realtà giovane in un ateneo giovane, quindi come tutte le realtà che hanno una storia relativamente breve, le caratteristiche fondamentali sono quelle di essere una facoltà dove lo studente ha la possibilità di sentirsi in un ambiente che lo accompagna nel suo percorso formativo in una maniera molto, molto diretta. La possibilità, come dicevo poco fa, di vivere delle esperienze formative a stretto contatto con una realtà sanitaria come quella del gruppo ospedaliero a cui facciamo riferimento, è un'occasione veramente unica nel mondo delle facoltà di psicologia, perché offre la possibilità di vivere la formazione rispetto a un percorso strettamente clinico, piuttosto che non rispetto a una formazione più specificamente neuroscientifica. Possibilità di sbocchi molteplici, di fatto il triennio iniziale è un triennio formativo che quindi si propone di presentare le varie opzioni in maniera tale che nel corso di questa prima fase del percorso formativo ciascuno possa verificare anche sul campo attraverso esperienze di laboratori piuttosto che non esperienze in ambiti clinici, piuttosto che nelle realtà ospedaliere, verificare quali sono le proprie abilità, i propri talenti, in modo poi da poterli sviluppare in quello che è la specialistica, la laurea biennale specialistica, che prevede nell'attualità un paio di curriculum, uno più orientato verso le neuroscienze, quindi verso un percorso di scienziato, e un altro percorso, un curriculum di psicologia clinica e della salute, che si immagina un futuro professionale di psicologo clinico, appunto, e psicologo della salute che vive nella realtà di un ospedale e nella realtà delle competenze psicologiche, neuropsichiatriche del medesimo ospedale. La possibilità di diversificare ulteriormente questo ruolo nel mondo della comunicazione, quindi di una comunicazione che recepisca tutte quelle che sono le conoscenze attuali in termini di psicologia sperimentale per tradurle in maggiore efficacia di messaggi, sia quelli di comunicazione tra gli operatori, sia quelli di comunicazione tra operatori e fruitori del mondo della sanità. Come tutte le realtà piccole e le realtà giovani, dicevo, è una realtà in continuo sviluppo, in continuo divenire, con la possibilità di recepire molto più direttamente, immediatamente, quindi con una ricaduta più immediata, di recepire le richieste del mondo del lavoro, fondamentalmente. Noi prepariamo dei professionisti, cerchiamo di farlo in maniera tale che possano entrare nel mondo del lavoro con degli atu di eccellenza e di qualità. Fornendo quindi, secondo dei modelli molto, molto innovativi, fornendo la possibilità di diversificare in data e in sede l'opportunità di provare se stessi attraverso questo test di ammissione.